Eccoci, eccoci, eccoci cari amici del canale YouTube, buongiorno, buon 28 maggio a tutti voi. 28 maggio è una data che ci fa venire in mente, almeno per chi ha la mia età, una partita pazzesca, una partita storica, memorabile. Quella della vittoria della Champions League a Manchester contro la Juventus, con i famosi rigori, con il famoso rigore vincente di Andriy Shevchenko che guarda e riguarda l'arbitro e Buffon in porta e poi la butta dentro per il trionfo del Milan. Il 28 maggio lo associo sempre a quella partita, una data storica, sono passati tantissimi anni, pensate. In quel Milan c'era Carletto Ancelotti come allenatore. Un Carletto Ancelotti che ha parlato ai microfoni di Repubblica, sulle colonne di Repubblica, e ha parlato anche di un talento del Milan. Ha detto una cosa simpatica che secondo me un po' pensiamo tutti di questo giocatore del Milan. Ancelotti dice: seguo da lontano la squadra con affetto, naturalmente, perché lui è stato prima giocatore e poi allenatore del Milan e ha vinto sia da giocatore che da tecnico. Da lì è tornato qui un Brahim Diaz straordinario, dice Ancelotti. Il Milan ha un grande talento come Leao, però è da picchiare a volte. Se fosse con me lo picchierei tutti i giorni. Questo commento è simpatico, ma è vero perché Leao ha talmente tanto potenziale che a volte dispiace non vederlo applicato sul campo. È un talento pazzesco, quando è in giornata, quando è concentrato, quando è voglioso, quando è cattivo, in pochi lo possono fermare. Però serve un allenatore che magari lo porti a raggiungere un livello più alto, lo porti a fare uno step ulteriore. Rafa Leao al momento lo ritengo ancora un talento non ancora espresso al 100%. Può migliorare, deve migliorare, perché è il talento del Milan. E questa frase di Ancelotti io penso che in tanti possano condividerla. Leao è da picchiare a volte, se fosse con me lo picchierei tutti i giorni. Immagino Carletto Ancelotti tutti i giorni a Milanello a spiegare a Rafa dove deve agire, cosa deve fare a livello tattico, a livello di prestazione, a livello di tutto. Servirebbe al Milan un allenatore così per far sbocciare tutti i suoi talenti. E manca un allenatore come Carlo Ancelotti. A riprova che comunque gli allenatori in una squadra servono e sono importanti per la crescita e lo sviluppo di diversi giocatori. E, chiusa parentesi Ancelotti, anche un po', come dire, romantica, considerando che siamo partiti con il discorso della Champions League vinta dal Milan, parliamo invece di futuro e anche di presente, perché ieri a casa Milan c'è stato un incontro di calciomercato. Sapete che ormai con il campionato finito gli incontri aumenteranno, ci saranno sempre di più. Settimana scorsa abbiamo svelato e riportato di un incontro che era ancora in corso quando lo abbiamo scritto su Milan News, tra il Milan e la dirigenza dello Stoccarda. Si è parlato di tanti argomenti, anche di alcuni giocatori che interessano allo Stoccarda, come Simic, come Ciao, anche Kalulu. Anche perché lo Stoccarda ha fatto un po' di giri in Italia, ha incontrato il Milan, ha incontrato il Bologna, ha incontrato anche altre società per stabilire rapporti, per allacciare sempre di più rapporti, e si è parlato di diversi giocatori. Anche il Milan ha chiesto informazioni sulla situazione di Guirassy, ma lì c'è una clausola: se il Milan vuole Guirassy paga 17 milioni e mezzo e lo prende. Oltre la clausola, da sottolineare che con lo Stoccarda e Guirassy c'è da parlare anche, soprattutto con l'entourage del giocatore, delle commissioni alte per Guirassy. Ma questo è un altro capitolo. Ieri c'è stato un altro incontro in sede, non con lo Stoccarda, ma con l'agente di un giocatore che in questo momento è al Tottenham, e parliamo di Emerson Royal. Emerson Royal, che già era stato accostato al Milan nei giorni passati, non è la prima volta, ha giocato quest'anno 22 partite in Premier League, segnando un gol,
con il Tottenham, è un giocatore di nazionalità brasiliana con passaporto spagnolo, almeno quello che sottolinea Transfermarkt, difensore e terzino destro del 1999, la stessa età di Rafa Leao, è un 99, quindi ha 25 anni, terzino destro, può giocare anche come centrocampista a destra, quindi lo etichettiamo come esterno destro. Perché? Perché il Milan vuole prendere anche un terzino destro, un esterno destro. Voi dite, ma come? Il Milan lì ha già Calabria, Florenzi, all'occorrenza anche Kalulu, ne prende ancora un altro? Ebbene sì, il Milan sta valutando di rafforzare anche la fascia destra, quindi non solo la punta, che sappiamo che Zirkzee è il primo obiettivo, non solo il centrocampista con caratteristiche difensive, e sappiamo che il Milan in quella zona del campo deve assolutamente rinforzarsi, ma anche un difensore centrale, soprattutto per gli AD di Kier, Caldara a livello numerico, ma serve un difensore centrale lì, e un esterno destro. Su Emerson Royal ho notato che poi naturalmente non tutti sono felici di questo accostamento, anche perché non è che stia brillando tanto in questi mesi con la maglia del Tottenham. Lui tra l'altro ha una scadenza nel 26, quindi servono altri 2 anni per la scadenza del contratto, e è passato al Tottenham nel 2021 dal Barcellona. Lui ha fatto un po' la carriera ovviamente in Brasile e poi è passato al Real Betis, Barcellona, ancora Real Betis e poi Barcellona, quindi ha palleggiato un po' tra il Betis e il Barcellona. Incontro con il suo procuratore che ha visto il Milan, da quello che abbiamo capito è stato solo un incontro esplorativo, non si sta affondando il colpo, ma è un giocatore che il Milan tiene d'occhio per il mercato estivo. A proposito di mercato estivo, il Milan è pronto per la squadra Under 23. Anche perché vuole cogliere questa opportunità. Naturalmente per l'iscrizione del Milan nel campionato di Serie C c'è bisogno che una squadra di Serie C non si iscriva, perché comunque sono le regole, quindi è lì il Milan pronto. Appena si sapranno novità sulle squadre iscritte in Serie C, il Milan si inserirà. Sarà Daniele Bonera l'allenatore della squadra Under 23 del Milan, è stato già designato. Bonera, che allenerà il Milan prima squadra in Australia. A proposito, il Milan oggi è arrivato in Australia, c'è anche Zlatan Ibrahimovic al seguito della squadra Ibra, e quindi è con il gruppo rossonero che è atterrato dopo 18 ore di viaggio in Australia, e venerdì giocherà con la Roma. In panchina ci sarà Daniele Bonera, che in Serie A aveva già allenato contro il Napoli e la Fiorentina in campionato. Se non sbaglio ha fatto anche una partita di Europa League con il Milan prima squadra, perché c'era Pioli che aveva il Covid in quel periodo, ma Bonera è l'uomo designato, il tecnico, l'allenatore designato per guidare la squadra Under 23. Se il Milan dovesse iscriversi al campionato di Serie C e quindi proporre la squadra Under 23, attenzione anche a Camarda, perché nella sua permanenza al Milan e quindi nel contratto firmato con il Milan c'è anche l'idea di farlo poi passare in Under 23 per proseguire questa sua crescita. Un Camarda che si sta ben comportando con la maglia della nazionale Under 17 dell'Italia, Under 17 all'Europeo, e un Camarda che sta sempre più crescendo e che firmerà il suo primo contratto da professionista a breve, tra qualche giorno, firma imminente, poi verrà depositato naturalmente al 1° di luglio per far scattare l'anno in più, quindi sarà un contratto di 3 anni fino al 2027 per quanto riguarda Camarda. Io vi saluto, vi ringrazio, un abbraccio a tutti, ciao, a presto.